deve essere un pittore. Il chitarrista che amo è colui che pensa alla chitarra come fosse una tastiera. Se devo scegliere un chitarrista per una composizione di Agas, vado su Naomi per la qualità sonora. Un insieme di mondi spaziali o cosmici. Cito Nick McCabe e Johnny Marr. Oppure due chitarristi decisi, granitici, che vanno subito all'obiettivo. Paul Weller, Pete Townshend. Non faccio una scelta unica, dipende da qual è la composizione. Dovessi averne uno su tutti, prenderei Johnny Marr. Un chitarrista non l'ho mai promosso per la propria esecuzione, ma per come si addentra in una composizione e per quello che dà alla composizione, magari facendo anche solamente una nota, solamente un suono dall'inizio fino alla fine di quel brano. La chitarra deve essere come una pennellata, una sorta di pittore di quella composizione, che arriva quando già la cornice è stata scelta, la tela, il colore e soprattutto anche il messaggio che si vuole dare o la comunicazione che si vuole avere attraverso quel brano. La chitarra è una parte fondamentale, sebbene c'è ma non si sente, come magari può essere il basso solitamente in una canzone pop. Un chitarrista, se viene con me,